Salve, salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Io come sempre sono Fabrizio ed oggi sono qui per mostrarvi uno dei miei tanti amati recupero di Omnibus, perché oggi ho acquistato un Puma Master che, sapete, quando facevo le mie live la sera li portavo. Giocavo nel mostrarvelo, però insomma purtroppo adesso non riesco a fare più queste live, però comincerò a fare dei video singoli. Alle mie spalle potete vedere alcuni di questi Puma Master Omnibus, che dir si voglia, che ovviamente ho acquistato ed ho letto. Eccoli qua, potete vederne alcuni. E oggi ne ho acquistato un altro molto importante, perché si parla di un personaggio. Intanto vi mostro diciamo, questo qua è un Puma Master non grandissimo, insomma, è comunque classificabile nei Puma Master. Ed oggi che l'ho acquistato finalmente, questo è uno di quelli importantissimi che volevo avere, perché è un diciamo, è la rana di un personaggio. Su un personaggio fatta da un maestro assoluto del fumetto mondiale, che qualsiasi cosa ha toccato ha rivoluzionato, e lo ha fatto anche in questo caso. Sto parlando del volume 1 di questo spettacolare Batman di Grant Morrison. Eccolo qua, in tutta la sua bellezza, la sua spettacolare costina. Eccolo qua. Finalmente l'ho recuperato. Era un po' che ci giravo intorno, perché insomma è una run praticamente fondamentale per comprendere, diciamo, il Batman di adesso, perché quando Grant Morrison ha fatto questa run ha un po', diciamo così, rivoluzionato alcuni meccanismi del personaggio e anche dei personaggi all'interno. Quindi una run che sicuramente va letta, indubbiamente, da tutti. E io, visto che mi mancava e volevo assolutamente averla anche per leggere delle storie un po' in continuità di Batman, ho deciso di optare per questa, in modo che magari per il Batman moderno, insomma, se poi voglio fare altre letture più avanti di Batman, con questa di Grant Morrison sono, diciamo così, avvantaggiato, perché molte cose che sono all'interno di questa run, poi mi è stato detto che verranno, le rivedrò anche in letture più avanti di Batman. Quindi questo qua è il volume 1, che adesso però, ovviamente, tanto diciamo non è grandissimo, magari scarto, vi mostro qualche cosa e diciamo così, non l'ho letto, quindi magari vi leggo qualche cosa e vi mostro qualche tavola, così ci facciamo un'idea, perché insomma lo devo spogliare anch'io. Allora, intanto vi dico che qui c'è scritto che quando Grant Morrison, uno dei più grandi narratori della storia del fumetto, è arrivato nel mondo del Cavaliere Oscuro, ha cambiato per sempre il personaggio. C'è poco da fare. Il primo dei tre volumi che raccolgono l'intera epica saga in edizione Omnibus ci presenta il figlio di Batman, Damian Wayne, e porta il crociato incappucciato prima, quasi al limite della morte, e poi sull'orlo della follia. Queste fantastiche storie, tra cui le ormai classiche Batman e figlio, che insomma sono abbastanza conosciuti, di nome ce l'avevo sentite, il guanto nero e Batman Rip, tutte le storie che comunque io avevo già sentito nominare, quindi insomma sono famosissime, presentano una decostruzione del fumetto supereroistico senza precedenti, con un approccio intelligente e stimolante all'uomo dietro la maschera. Tematiche che io già ho, avendo letto alcune opere di Grant Morrison, tipo Animal Man, tipo All Star Superman e altre. Comunque già, ho già ampiamente anche il DC, vabbè, forse Omega no. Però insomma, avendo letto alcune cose di Grant Morrison, già bene o male ho capito dove va a parare. Contiene, all'interno abbiamo Batman dal 6,55 al 6,58, dal 6,63 al 6,83, e storie tratte da DC Universe 0 e 52, 30 e 47, realizzate da innovativi disegnatori come Andy Kubert, scusate se è poco, H.J. Williams III, Tony S. Daniel e altri, insieme a due pagine nuove di zecca della star Chris Burnham, che ricapitolano gli eventi di La Resurrezione di Ra's al Ghul. Quindi questo è, diciamo, che ho letto apposta, così almeno avete sentito
com'è più o meno quello che ci attende all'interno di questo fondamentale e spettacolare Omnibus e Batman, quindi ragazzi, questo è fondamentale, nonostante non l'ho ancora letto, insomma, sono cose che tutti sanno e dicono, ne lo dico perché, insomma, è così perché mi sono informato prima di acquistarlo. Il prezzo è di 69 euro. Questo è il primo. Il secondo già è disponibile, lo prenderò. E il terzo dovrebbe uscire in questo periodo. Credo in questo periodo, ma non so quando è preciso. Insomma, manca veramente poco all'uscita del terzo e ultimo. Diciamo Omnibus. Quindi adesso, ragazzi, io cercherò di aprirlo. Così almeno ce lo sfizziamo insieme. E magari vi mostro qualche tavola e vediamo l'interno. Allora, ragazzi, vabbè, insomma, Grant Morrison, garanzia assoluta per quanto riguarda il fumetto. Sappiamo benissimo quello che ha fatto e quello che continua a fare per il fumetto americano. Uno dei più grandi innovatori in assoluto. E quindi, insomma, questo qua è un runner sicuramente cioè, da leggere e da avere. Io qualcosina, diciamo, come vi ho già detto, ho sentito dire, ma non ho cercato di non farmi spoilerare nulla perché insomma ci tenevo. Allora, ragazzi, questo, ragazzi, vabbè, che spettacolo! Gioco già soltanto la letta. Allora, l'uomo superiore pensa al male che arriverà e rimane in guardia. Il libro dei mutamenti, ragazzi. Ragazzi, pesa un pochino, eh. Ragazzi, per agevolarci, però, io so cosa faccio adesso, se no poi ogni volta che lo sfoglio ho paura che mi si fa. Tolgo la sovraccoperta, così almeno magari ve lo spoglio, vi riesco a sfogliarvelo meglio, perché almeno mica. È bello anche l'interno, devo dire, eh. È già meglio, ragazzi. Allora, fulmini, magia, privilegio. Ecco qua, ragazzi. Questo è il contenuto, come diciamo il sommario, e queste sono alcune storie che ci aspettano. C'è una bella, tra l'altro, introduzione, che sarebbe questa qui, e poi abbiamo questo. Spettacolare. Madonna mia. Qui abbiamo anche un incipit con la storia di Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Mark Waid, ragazzi. Ragazzi, qua ci stanno un po' tutti, però, eh. Questi sono autori che non vi ho detto, perché neanche io so che c'erano. E poi abbiamo, insomma, ragazzi, adesso io ve lo mostro così, perché sennò, ragazzi, vi mostro qualche tavola, così lo sfogliamo insieme. Disegni spettacolari, ragazzi, spettacolari indubbiamente. Il nostro Robby, eccolo qui. Quindi, ragazzi, mamma mia, ragazzi, spettacolare. Cioè, ora capisco perché, anzi, beh, mamma mia, ragazzi, spettacolare, spettacolare, ragazzi, vedete qui. Che disegni, mamma mia, ragazzi. Non vedo l'ora di leggerlo perché veramente, veramente, ovviamente una volta letto, magari ne farò un video in cui ne parlerò. Sì, magari vorrei farlo sulla run intera, però intanto potrei farvi, magari farò un video in cui ne parlo una volta, insomma, letto magari questo primo numero, questo primo volumone, questo primo volumone. Ora vado avanti, perché insomma, ragazzi, non posso, sono tante le pagine, però ci tenevo a mostrarvi qualcosina perché l'ho preso proprio oggi, dopo tanto tempo che ci giravo intorno nell'acquistarlo. Ho aspettato un po', no, perché non mi convincesse, perché insomma, vabbè, insomma, avevo altre letture, altre cose da fare, visto che questo qua sono tre volumi. Diciamo così, ci ho pensato un attimo quando ho detto, beh, certo, una volta preso il primo, poi ovviamente che fai, te lo leggi a pezzi, devi andare avanti e leggere gli altri. Devo dire che il peso rispetto a tanti altri Puma Master per fortuna è inferiore. Diciamo che le tavole sono varie, no? Vedete, ci sono alcune sono classiche, ma la maggior parte sono veramente, cioè, spettacolari. La maggior parte sono di una grande modernità. Cioè, sono veramente meravigliose. Cioè, qua ci sono autori che fanno letteralmente sbavare. Io molte volte in queste storie cerco anche questo. Però, quando hai a che fare, ragazzi, Grant Morrison, per chi non lo sapesse, insomma, è un autore molto, molto particolare, perché fa delle storie che a volte sono dei veri e propri viaggi. Molte volte sembra si faccia capire, fatica a capirlo perché sono è il suo modo di scrivere. Altre storie sono più fruibili. Questa di Batman mi hanno detto che è più fruibile rispetto a molte altre che, ad esempio, ho letto.
Quindi, vabbè, insomma, quando vai a toccare Batman e lo fai, diciamo, ragazzi, e la fai su una serie, insomma, diciamo, su una run molto lunga, non è che puoi fare una cosa troppo, troppo critica. Quindi magari credo che gli sia stato detto proprio di, magari di cercare, sì, di dire quello che voleva dire, però farlo in un modo non troppo, diciamo così. Non dico criptico, però troppo no sense, ecco. Qui devo dire che, ragazzi, le tavole sono veramente spettacolari. Avete tutto un primo volume, sono veramente contento di averlo preso, perché era un po' che ci giravo intorno. E quindi, ragazzi, io che vi devo dire, cioè, ora qualcosa vi ho mostrato. Ecco, vi mostro questo qui perché, ecco, c'è una scena, credo che sia questa, che mi hanno detto molto importante, non so se è questa qui o no. Però insomma, mi hanno detto che ci sono diverse scene emblematiche all'interno di questo primo volume. E quindi, ragazzi, starà anche a me, insomma, leggerlo. E starà anche a voi, poi, se non avete ancora letto, scoprirlo. Quindi, ragazzi, io direi che chiudiamo con questa ultima tavola, perché sta cominciando anche a pesare il volume. Quindi, ragazzi, questo qui è una parte del volume dell'opera, che è volume 1. Il secondo è già disponibile. Il terzo, come vi ho detto, deve uscire. Ora non so se esce a marzo, perché insomma, in questo periodo qui. Quindi, ragazzi, io l'ho acquistato. Io ci tenevo a prenderlo e lo voglio leggere il prima possibile, perché volevo, ripeto, leggere, diciamo, proprio una grande bella lunga di Batman. È importante, questa, ed è moderna anche. Questa qui, diciamo, va proprio a esaudire quello che io volevo. Quindi, ragazzi, questo è il mio spettacolare acquisto. Spero che questo mio video vi sia stato utile, anche se non posso parlarvi più di tanto della storia perché non l'ho mai letta, però insomma ve l'ho mostrato come faccio sempre. Quindi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Se lo acquistate, se ce l'avete letto, ditemi qualcosa, non mi spoilate nulla perché lo devo leggere. Quindi abbiate pazienza e comunque, ragazzi, ci teniamo sempre aggiornati. Vi mando un grosso abbraccio. Se siete interessati ai miei video, iscrivetevi al mio canale. Vi mando ovviamente un grande saluto. Come faccio sempre e come dico sempre, ci vediamo al mio prossimo video.